Allora, questo gruppetto di ragazzi sono i volontari della scuola Piaget che si sono presentati per fare insieme qualche contenuto. Io all'inchiesta sarei interessata. L'inchiesta? Che tipo di inchiesta? Qualsiasi genere, magari non sul bullismo. Il Un bullismo. tema un po' troppo scontato, secondo Guarda, tu sei perfetta, un'intervistatrice spiritosa. Tipo Striscia la Così, Vita. tipo Per strisciando. sdrammatizzare la situazione del disagio giovanile. Scusa, ma. No, per quanto Tranquillo. riguarda fiction, queste cose qua, recitazione. Recitazione, perfetto. Per me il disagio giovanile in generale già andrebbe benissimo. Ecco, che tipo, ecco, quando pensi a un'inchiesta, che tipo di domanda, la prima domanda che pensi di fare a chi? Come potrebbe essere? Dai. Allora, sei a conoscenza del disagio giovanile? Sì, sono a conoscenza del disagio giovanile. Cosa consiglieresti ad un ragazzo che sta in queste condizioni? Riconoscere che si trova in una situazione di disagio e trovare il coraggio di chiedere aiuto. Vabbè, per me il disagio giovanile Next. è Marica. anche quei ragazzi che per cattive amicizie e che frequentano anche, per esempio, i genitori che li lasciano molto, cioè da soli, non sono compresi. E praticamente questi ragazzi alla fine fanno quello che gli pare e chiaramente conoscono. E altre persone che sono, cioè, persone sbagliate, e per esempio questi ragazzi alla fine buttano anche, cioè, parte della loro vita, che ne so, tipo se drogano, sta roba qua, per dire. E niente, per me il disagio giovanile è anche questo. E insomma, conosco ragazzi, ex compagni miei, che poi insomma sono diventati questi. Dai, secondo te che cos'è il disagio giovanile? No, comunque un senso di insoddisfazione da parte del ragazzo o della ragazza, che comunque ogni cosa che magari può essere positiva per un ragazzo che sta in un momento normale, per lui non gli dà soddisfazione, non gli dà allegria, non gli dà felicità. E quindi dentro di sé sta cercando qual è l'oggetto, la cosa che gli può dare felicità, però comunque non riesce a trovarla. Io ho scoperto da poco, insomma, che un mio amico era passato attraverso la droga, insomma, perché era un periodo un po' brutto e aveva trovato questo rifugio alternativo, perché questa realtà, perché è vista come una realtà idilliaca dove tutti i problemi scompaiono. E poi comunque quando ritornano, anzi uno sta ancora peggio perché Esatto. vede le conseguenze della droga, comunque diventa una dipendenza e quando stai male aumenta questo dolore. Una volta uno a un parco, stavo una domenica così al parco, qua vicino soprattutto, è una cosa Dove fa importante, spesso? no, a San Policarpo. Così noi gioco a palla, tre di Tortello, arrivo questo che c'ha, vede una sigaretta. Si avvicina così per accendere, boh, per terra, in mezzo a noi, presa male. Ma non potrebbe essere un semplice collasso come fa No. uno? Per me è meglio fare cose divertenti, buffe, pure Allora. da sentirsi presi in giro che parla di cose serie, me le sento più addosso. Bravo. Quando tu sali su un palco, in questo momento tu dovresti salire su un palco, Alessandro lasci proprio a casa e fai Ok. l'artista. Vai. Allora, ragazzi, quando io chiamo dovete scattare. Tu, sospesi in giorno, tu che hai provato a scavalcare 5 giorni, con obbligo di frequenza, così studi e impari. Tu che corri in giro per i corridoi, non lo sai che non si corre? Tu, 5 giorni. Mamma mia. Ciao, sono Miriam. Seria. Ciao, sono Eva. Ciao, sono Giulia. Ciao, sono Yanara. Ciao, sono Martina. Ciao, sono Giulia. Ciao, sono Valeria. Ciao, sono Fabiana. Ciao, sono Federica. Ciao, sono Eva. No, prendi, fai firmare la liberatoria. Ciao, sono Martina. Già firmata? Ciao, sono Miriam.
Ciao, sono Alessia. Eleonora. Teodora. Arianna. Ciao, sono Alessandro. Ciao, sono Luca.